Amiche e amici di Computer Nostalgia 8090, benvenuti in un nuovo video. Questa sera faremo un breve gameplay del gioco Doom 2. Ve l'ho fatto vedere nei giorni scorsi, lo abbiamo installato su Windows 95, abbiamo visto come si fa a partire. Ora faremo un breve gameplay, breve soprattutto perché il gioco ha 30 livelli e non vorrei farvi stancare, ovviamente annoiare. Ma breve anche perché io al terzo livello muoio. Perché purtroppo io non sono bravo sugli sparatutto, quindi tutto qua. Andiamo a presentare allora il gioco Doom 2. Doom 2 è Hell on Earth, è un videogioco di tipo sparatutto in prima persona creato dalla ID Software, originariamente messo in commercio per i PC IBM il 10 ottobre 1994. Doom 2 è il seguito diretto di Doom, distribuito un anno prima nel 1993. Nel 1995 Doom 2 ha vinto l'Origins Awards come miglior gioco di tipo fantasy e science fiction del 1994 ed è stato uno dei primi giochi di genere FPS con modalità multigiocatore in rete. A differenza di Doom, che era possibile solo tramite versione shareware e ordinazioni era possibile acquistare, tramite versione shareware e ordinazione via posta, Doom 2 fu messo in commercio e venduto tramite negozi. Tuttavia, a causa della maggiore complessità architetturale delle mappe, il gioco richiedeva un hardware superiore rispetto al predecessore. Ad esempio, viene richiesto un PC equipaggiato con un CPU 8486 rispetto a quello che richiedeva Doom l'anno prima, cioè un 8386. Doom 2 non è molto differente dal suo predecessore, in quanto non ci sono stati diversi cambiamenti sul piano tecnologico, grafico e sullo stile di gioco. L'obiettivo principale del giocatore rimane la raccolta di oggetti importanti come le chiavi, sbloccare nuove aree di livello e sparare a demoni e mostri. Ci sono in tutto 30 livelli, come vi dicevo, con ambientazioni di tipo industriale, urbano o infernale, più alcuni livelli segreti. Negli anni 90 si tennero a Roma moltissimi tornei multiplayer basati su tale gioco, i cui risultati venivano trasfusi in una classifica generale. Diciamo che il gioco è stato accolto dalla critica in maniera positiva, ne sono state vendute 2 milioni di copie, facendone il gioco prodotto da ID Soft a riportare il maggior numero di vendite. Adesso lo andremo ad eseguire col nostro computer. Col nostro Pentium 100 MHz della IBM e vedremo due livelli di Doom 2. Io sto zitto, vi farò sentire solamente l'audio del gioco. Thank you.
Thank you.
Bene, abbiamo visto un po' di gameplay, adesso va bene così. Questo è Doom 2, ovviamente molto di più Doom 2, perché bisognerebbe assaporarlo giocandoci molto di più, però ovviamente io ho voluto fare solamente un gameplay piccolo per far vedere soltanto, per presentarvi soltanto il gioco. E allora, noi spegniamo adesso il nostro computer. Questo l'altra volta negli altri video non ve l'ho fatto vedere. Quando da Windows 95 o anche da Windows 98 si spegneva il computer, quando si faceva arrest al sistema, in automatico ci dava, invece di spegnersi direttamente, in automatico ci dava questo messaggio che era adesso possibile spegnere il computer. E in questo caso noi lo spegniamo. Perfetto. Questo era il gameplay di Doom 2, io vi ringrazio per averci seguito, vi rimando ad altri video, se volete iscrivetevi al canale YouTube Computer Nostalgia 8090 oppure al gruppo Facebook Computer Nostalgia 8090, i link come al solito li trovate sotto in descrizione di questo video su YouTube. Grazie per averci seguito e alla prossima!